Prima di mettersi in cammino per le strade di Isernia, gli studenti hanno voluto fare una dedica a Suon di Musica alle persone che ogni giorno lottano contro le mafie, poi tutti in marcia a scandire slogan e a spiegare le ragioni della protesta. Uno dei cartelli esposti dice tutto in una parola. Vendesi perché, diciamo, prende in considerazione quella che è la riforma di Renzi, che vuole introdurre i privati dentro le scuole. La scuola è pubblica e deve rimanere pubblica perché deve essere un servizio per tutti, non deve essere una cosa privata, deve essere pubblica. Per questo manifestiamo, non vogliamo l'entrata dei privati che ci finanziano, è lo Stato che deve finanziare le scuole. Ma non c'è solo la privatizzazione delle scuole a preoccupare i ragazzi, il diritto allo studio è sempre più messo a rischio dalle spese che ogni anno devono sostenere le famiglie per mandare i loro figli a scuola. Renzi parla di rivoluzione nella scuola, ma purtroppo in questa rivoluzione si vedono le solite cose note come la privatizzazione e l'entrata dei privati nelle scuole. Lui non parla per niente di diritto allo studio, le famiglie ormai non arrivano più a fine mese e pagare ogni anno 700 euro di libri, pagare ogni anno più di 200 euro di trasporti è una cosa che non si può proprio vedere. La vera rivoluzione ci sarà quando tutte le famiglie considereranno una scuola un'opportunità per i loro figli, non un peso per le proprie tasche. I trasporti costano troppo e secondo me per avere appunto un trasporto decente per arrivare a scuola, diciamo, per noi ragazzi dovrebbe costare molto di meno, visto che comunque noi prendiamo i pullman per venire a scuola. E i libri costano tanto? Un bel po'. Quanto spendete all'anno? Quest'anno intorno ai 600 più o meno. Durante il corteo gli studenti non si sono limitati a dedicare cori e striscioni al governo Renzi, hanno chiesto anche una legge regionale che rende effettivo il diritto allo studio. È l'unica regione che non si è preoccupata di prendere provvedimenti è stato il Molise. Noi siamo degli studenti senza diritti, i quali non vengono assolutamente tutelati. Di conseguenza noi nella legge regionale chiediamo di essere tutelati, chiediamo di avere un'educazione che porti lo studente ad essere preparato per entrare in una vita di lavoro. E innanzitutto chiediamo anche che la nostra scuola possa essere messa in sicurezza.